Buongiorno a tutti. Come si diceva in sala prima, a breve arriverà la pausa pranzo, quindi oggi vi porto un po' in anticipo nel mondo del vino. Loro sono due viticoltori, Andrea e Guido. Andrea è un giovane viticoltore che ha ereditato la passione della terra dal nonno. Guido invece è un esperto viticoltore, con oltre 30 vendemmie alle spalle. Il 100% delle loro revenue proviene dalla vendita del vino. Ogni anno però Guido e Andrea affrontano lo stesso nemico, le malattie del vigneto. La più temuta? La peronospora della vite, una malattia fungina meteodipendente che nei casi più gravi può portare a oltre il 70% di perdita della produzione. Ad oggi i viticoltori affrontano questo problema con la cosiddetta prevenzione tradizionale. In sostanza, irrorano le viti con prodotti fitosanitari in modo cadenzato, sperando di salvare il raccolto. Il problema è che questi interventi costano molto sia al viticoltore che all'ambiente. Buongiorno a tutti, sono Carlo, CEO di Trace Technologies, ed oggi vi presento WineTech, la nostra soluzione per una viticoltura sostenibile attraverso i dati. Abbiamo sviluppato un sistema che attraverso un algoritmo calcola l'indice di rischio della malattia in più punti del campo, permettendoci di prevederla con 10 giorni di anticipo. Inoltre, un alert avverte il viticoltore sullo stato, diciamo, di salute del suo vigneto. Ci piace dire che la nostra soluzione va oltre la fisicità, perché a differenza degli altri, per utilizzarla non c'è bisogno di installare sensoristica sul campo. È accessibile a tutti, piccoli o grandi appezzamenti, attraverso questa possiamo prevedere la malattia in qualsiasi vigneto del mondo. La nostra applicazione si chiama Vigneto Sicuro ed è assolutamente facile da usare. Infatti, come potete vedere, al viticoltore basterà trovare il suo appezzamento attraverso la mappa interattiva per darci le sue coordinate geografiche. In quel modo avrà a disposizione l'indice di rischio della malattia e i parametri meteo puntuali del suo appezzamento. Per la prima volta potrà localizzare, monitorare ed analizzare la situazione del suo vigneto dal palmo della sua mano. Siamo attivi in tutta Europa, dovunque c'è un vigneto, noi possiamo monitorarlo e questo ci dà un'elevata scalabilità. Sono orgogliosissimo di dirvi che ad oggi oltre 3.000 viticoltori stanno già utilizzando Vigneto Sicuro e acquisiamo 20 nuovi viticoltori ogni giorno. Questo per noi è davvero fantastico. Torniamo però ai nostri amici Andrea e Guido. Per loro cosa significa utilizzare Vigneto Sicuro? Significa abbattere del 30% i costi relativi ai trattamenti fitosanitari, abbracciare una previsione scientifica basata su dati e abbracciare il concetto di sostenibilità, poiché diminuiscono appunto le emissioni di metalli pesanti e di CO2 nell'ambiente. Perché crediamo che ad oggi la previsione delle malattie del vigneto sia un business profittevole? Perché solo in Italia oltre 600.000 ettari necessitano di essere monitorati e oltre il 90% di soluzioni tecnologiche verranno utilizzate nei prossimi 5-10 anni. All'interno di questo mercato ci poniamo come l'unica soluzione no hardware based, non installiamo nuovi sensori, ma utilizziamo l'enorme quantità di dati che il mondo ci mette a disposizione. Approcciamo il mercato con un business model freemium, quindi il viticoltore può provare per 15 giorni gratuitamente la nostra applicazione su uno dei suoi appezzamenti, per poi decidere di passare eventualmente a modelli d'acquisto successivi. Ma come siamo arrivati fin qui? Un po' di storia. Nel 2020 abbiamo validato il problema delle malattie intervistando oltre 200 viticoltori di tutta Italia. Nel 2021 abbiamo simulato la nostra soluzione tramite uno smoke test e abbiamo raccolto 250 iscritti in pochi mesi. Nel 2022 abbiamo sviluppato la nostra app beta e l'abbiamo lanciata nel mese di maggio. Oggi siamo arrivati qui, abbiamo sviluppato la versione definitiva che si chiama Vigneto Sicuro e abbiamo appunto i primi clienti paganti. L'anno prossimo il nostro obiettivo è sviluppare algoritmi per altre malattie della vite, come ad esempio botrite e altre, e vendere 500 abbonamenti. Nel 2025 l'obiettivo è di sviluppare nuovi servizi digitali per il settore vitivinicolo e arrivare a vendere 1.000 abbonamenti per scalare infine nei mercati francese e spagnolo. In questi anni diverse testate televisive giornalistiche e attori dell'Open Innovation italiana si sono avvicinati al nostro progetto e premi per un valore di 27.000 euro totali sono stati vinti. Siamo in valutazione pre-money di 2,1 milioni calcolata con Risk Factor Summation e siamo in fundraising per 210.000 euro per stabilizzare il mercato Italia. Ad oggi ne abbiamo già raccolti 65.
Tutto questo però è stato possibile grazie a solide relazioni nazionali e internazionali con solidi partner, ma soprattutto grazie a un team solido e generativo. Con me in squadra Marco Ferrante, CEO di Trace Technologies, Fabio Di Gaetano, CMO e Marketing Leader con 20 anni di esperienza imprenditoriale, e Andrea, Marco e Mariano, figure senior che da anni supportano Trace Technologies per farla crescere assieme a noi. Se anche voi credete che i dati ci aiutano a comprendere meglio il mondo che ci circonda, unitevi a noi. Grazie. Grazie mille. Vediamo se ci sono domande da parte del comitato. Sì. Sì, due. Ciao, buongiorno e complimenti per quanto conseguito finora. Se possiamo mettere la webcam del relatore, certo. Così lo vediamo. Hai parlato di peronospora, però ho letto nella presentazione, ho visto anche nella presentazione che si parlava di oidio. Volevo capire se... Togli la condivisione delle slide, per favore. Sì, arrivo. Se il vostro modello previsionale ha la stessa efficacia sulle due malattie. E poi vorrei capire, quando parli di acquisizione tramite satellite del campo in tempo reale, il satellite... di chi è e come ottenete quei dati? Grazie. Allora, due domande molto interessanti. Arrivo con la rimozione della condivisione. Zoom ha deciso che non vuole collaborare. Intanto rispondo. Allora, per quanto riguarda l'oïdio, ad oggi è già disponibile all'interno delle malattie, diciamo, prevedibili attraverso Vigneto Sicuro, e puntiamo appunto a svilupparne altre, come facevo vedere qui all'interno della nostra roadmap. Quindi l'obiettivo appunto è sviluppare altre malattie oltre a peronospora e oïdio, come ad esempio la botrite, poi avvicinarci anche al mondo insetti con la tignola. Questo per rispondere alla prima domanda. Per quanto riguarda la seconda, ad oggi abbiamo, diciamo, due grandi fonti dati. La prima sono i dati meteo satellitari, quindi differente dalle immagini, sono dati meteo radar, e la seconda sono oltre 90.000 stazioni meteo alle quali abbiamo accesso, installate su tutto il territorio nazionale. Questo come è stato possibile? Tramite la partnership appunto con dei provider tecnologici che si occupano di previsione meteo da oltre 10 anni. Ovviamente quello che abbiamo fatto noi con Vigneto Sicuro è sviluppare un modello matematico che, presi per assunto questi dati attraverso le coordinate geografiche con la tecnologia delle chiamate API, li dia in pasto a un algoritmo sviluppato in-house che butti fuori gli indici di rischio ad oggi di peronospora ed oïdio della vite. Grazie. Grazie a te per Avevamo la domanda. Anche un'altra domanda da parte di Gian. Sì. Sì, sono Giacomo di Amazon Web Service. Complimenti per la realtà. Proprio sull'ultimo punto dell'output del modello, sono curioso di capire come lo avete validato, ma ancora di più come continuamente lo validate, perché mi aspetto che ci debba essere un controllo che effettivamente il vostro indice di rischio poi nella realtà si sia effettivamente abbia effettivamente conferma nella realtà. Come lo fate, come raccogliete feedback, eccetera. Certo, grazie mille per la domanda. Allora, ovviamente abbiamo validato il nostro sistema, lo validiamo tutt'oggi tramite due metodiche fondamentali. La prima, allora, noi prima di arrivare a Vigneto Sicuro installavamo sensoristica sul campo, quindi abbiamo preso due punti appunto dove avevamo dei sensori e abbiamo matchato i dati provenienti dall'applicazione con i dati provenienti dal sensore, quindi abbiamo, diciamo tra virgolette, messo a confronto il virtuale con il fisico, no? Abbiamo trovato che lo scarto tra i due valori era dell'1,5%. Questo come l'abbiamo fatto? Validando questo sistema in un caso per più di un anno e in un altro caso comunque per diversi mesi. Un punto lo stiamo validando in Abruzzo tutt'oggi e un punto lo stiamo validando in Basilicata grazie alla collaborazione con Assofruit Italia, che è una grande OP che si occupa di uva da tavola. E in questo modo innanzitutto abbiamo verificato l'accuratezza dei dati medio, diciamo, che poi sono un po' il pane del nostro algoritmo. Inoltre, per quanto riguarda i modelli predittivi, siamo in contatto con diversi agronomi e io giornalmente mi occupo di ascoltare tutti i viticoltori e di prendere feedback sostanzialmente sulla reale, diciamo, veridicità appunto di quello che l'algoritmo va a dirgli. Quindi sostanzialmente, primo, la validazione è scientifica tramite sensori installati sul campo con un confronto, proprio un matching. Secondo, attraverso feedback proprio telefonici, perché io mi occupo, oltre che di vendita, anche di questo.
Va bene, grazie mille, complimenti. Grazie mille a voi per le domande.